Questo periodo che siamo messi, come siamo messi, vabbè, soprattutto i primi giorni, veniva in mente spesso una poesia di Nino Pedretti, poeta di Sant'Arcangelo di Romagna, che dice: "Non ditemi che il mondo è brutto, malato, ridotto in merda. Il mondo ha bisogno di essere bello, anche se ti urla il cuore, anche se ti strappano le dita." A pensare a cosa si potrebbe leggere o rileggere in questi giorni che siamo costretti a casa, a me è venuto da pensare che quei poeti lì di Sant'Arcangelo di Romagna, e quando dico i poeti di Sant'Arcangelo di Romagna intendo soprattutto Baldini e Pedretti, che sono i due che conosco meglio degli altri, vanno bene. Da leggere in questo periodo, vanno bene da leggere sempre, ma in questo periodo hanno sono singolarmente, ci parlano, ecco, in un modo che mi interessa anche per contraddizione. Volevo provare a leggere un pezzetto di una pièce, di un monologo teatrale di Raffaello Baldini, che si chiama Zitti tutti. Il pezzetto è questo qua. Povero Paolino, anche lui, che l'ho nominato l'altro giorno al caffè, parlavamo, che adesso gli americani dice che hanno fatto un aeroplano che non si vede. E io ho detto: "Lo sapesse Paolino, che lui col suo aeroplano..." Chi è Paolino? Non lo conosceva nessuno, non sapeva niente. Paolino chi? Poveretto. È stato come se morisse un'altra volta. Il mondo va da svelto, ragazzi. Quello che hanno mai inventato, hanno inventato tutto oramai. Potesse davvero vedere Paolino, ma solo la televisione, che non ci si fa più caso, ma se ci pensi è una roba, stai seduto in casa, schiacci un bottone e vedi il mondo. Però io un po' che accendo, vado di qua e vado di là e poi spengo, ma stufato televisione. Non trovo mai, sono sempre quelle cose, facciamo un bel applauso e tutti che battono le mani, da far che? Allora esco, prendo su in macchina e faccio un giro, non lontano, vado così, purché sia, poi mi fermo, mi mando una cartolina, non mi scrive mai nessuno. Invece a me mi piace la mattina trovare un po' di posta, allora mi scrivo io, da Verrucchio, da Pietracuta, da Montebello, da dove sono, prendo una cartolina, saluti, e sotto uno scarabocchio, però cambio tutte le volte, perché dopo, se no, sempre le stesse parole, deve essere sempre una cosa nuova, tanti saluti, saluti e baci, salutissimi, saluti cari, un pensiero, un ricordo, arrivederci presto, ma ce n'è tante di frasi per cambiare, che i miei dicono: "Ma chi è questo qui?" "Ma niente, sono amici." E così mi arrivano queste cartoline che le tengo anche da conto, le più belle, se no delle volte faccio qualche telefonata, chiamo i numeri che ci sono nelle prime pagine dell'elenco, le ultime notizie, il tempo, le strade, condizioni delle strade, qui ci sono dei lavori, bisogna deviarla, su c'è la neve, ci vogliono le catene, l'autostrada del sole, via Emilia, via Flaminia, tenere la distanza di sicurezza, che in un certo senso ti pare sempre come se dovessi partire, perché le strade che ci sono, ma ce n'è, puoi andare dappertutto, a Montescudo, a Bologna, a Badia Tedalda, a San Benedetto del Tronto, a Zurigo, a Madrid, dove vuoi andare c'è la strada, basta partire, solo che io non parto mai.